Quindi sicuramente sapete, non ne sono certo, sapete cosa fare per essere sicuri che la testa è posizionata tutte le volte, e quindi a seconda di otra, nello stesso identico punto. Traguardate la proiezione della coda sul riser o sui flettenti. Nell'arco olimpico vi hanno insegnato a traguardare la posizione della corda a lato della diotra. Nell'arco nudo, quando siete in allenamento, non quando siete in gara, traguardate che sia sempre nello stesso punto, che non sia oltre il bottone. Normalmente, diciamo, è a lato o al centro del riser, normalmente. Se abbiamo un buon allineamento anche della testa, ma può essere anche diverso, perché dipende dalla nostra conformazione. Quindi la proiezione, una volta che siamo in ancoraggio, la proiezione della qua, la guardo in pretrazione, la guardo qua. E poi logico che da questo punto in avanti la testa deve essere una statua, no? Se io alto sull'arco, mi allineo, cosa ho fatto? Che mi avete chiesto come Sì, mai ci perché sono. si girava. Lo faccio perché è fondamentale, nell'arco nudo, è fondamentale che la spalla dell'arco sia il più possibile in avanti, verso l'avversario. È fondamentale che non sia incassato. Quindi per io che ho la mia età, una volta mi riusciva meglio, per essere sicuro che la spalla sia il più possibile verso il bersaglio, faccio questo movimento. Quindi sposto in avanti la spalla, sono sicuro di farlo, di allinearla, benissimo. In allenamento controllo la proiezione della corda, benissimo. Non muoverò più la testa, mai più, fermissima. Ancoraggio, allineamento, trasferimento. Ci sono ancora altre due o tre cose e rilascio.